Beretta femminile. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend und willkommen zum Nachholspiel des ersten Spieltags der Rückrunde Serie A Beretta femminile. La partita di oggi è SSV Brixen Südtirol contro Ariosto Ferrara. Presentiamo le squadre iniziando dalle nostre ospiti con il numero 77, capitana Katia Soglietti, numero 1 Gabriella Vitale, 6 Chiara Ferrara, 8 Angelica Manfredini, 9 Mariana Tanic, 10 Martina Costa, 12 Dariana Guglis, 13 Martina De Santis, 14 Martina Robiundo, 17 Luciana Fabbricatore, 24 Fernanda Marocchi, 29 Elena Angelini, 44 Marito Nova, 68 Aurora Ianni, allenatore il signor Carlos Alberto Britos, SSV Blix Südtirol, mit der Nummer 8, Kapitänin Andrea Edo. 9, Steffi Durnwalder. 10, Sarah Schatzow. 11, Nina Abwalder. 12, Sarah Hilbert. 16, Moni Brünster. 17, Giorgia Di Pietro. 18, Massimo Turco. 19, Ara Duran. 20, Virginia Rubino. 21, Meli Pantal. 25, Giada Bacco. 28, Sofia Vilardi. 24, Irina Di Marantonio. 26, Vicky Di Polo. Un cordiale buonasera dal Palasport di Bressanone per il recupero di Serie A femminile Beretta di Palamano tra il Brixen Südtirol e l'Ariosto di Ferrara. Un incontro che si preannuncia molto interessante in chiave primato classifica, che vede le brissinesi in testa con un punto di vantaggio sul Mestrino, ma con due partite in meno, e tre punti di vantaggio sul Salerno con una partita in meno. Occasione ghiotta quindi per incrementare ulteriormente il vantaggio ed assicurarsi il bonus casalingo in eventuali scontri decisivi. Ma attenzione al Ferrara, che benché attualmente solo settimo in classifica con 13 punti, in meno è riuscito ultimamente nell'impresa di sconfiggere le campionesse in carica del Salerno in casa loro e per lo più con un punteggio eloquente 30-22. Già all'andata le brissinesi hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per imporsi con un solo gol al termine di un conto altalenante e molto tirato. Poi il Ferrara è incappato in una serie di sconfitte prima di riprendersi, e tutt'altra storia in questo inizio d'anno con i pareggi col Casagrande e tre vittorie di fila. Questo grazie anche a nuovi inserimenti come quello della portiera Dayana Buklis. Qui è tutto pronto a Bressanone. Primo possesso palla per le padrone di casa, che giocano al gran completo. Inizia Giorgia Di Pietro in regia d'attacco, Hilbert, Sofia Ghilardi, fermata da Angelica Manfredini, Duran, Ghilardi, mano degli arbitri alzata. Si deve quindi andare al tiro. Giorgia Di Pietro riesce ancora a rinsaccare prima dell'ultimo passaggio sotto gioco passivo 1-0 dunque per le padrone di casa. Tanic, Tomova, bloccata Martina Crosta, Tanic, tiro da Tanic che Monica Pristo riesce subito a parare.
nell'incontro di contropiede. Sara Hilbert viene fermata fallosamente da Mariana Tatic, che oltretutto si prende anche i 2 minuti e un rigore a favore delle padrone di casa. Duran sulla palla, Duran contro Dariana Luklis. E rete, 2-0 per il Brixen. Avvio incoraggiante, come del resto anche all'andata a Ferrara, allorché il Brixen condusse per 3-0 prima di subire poi il veemente ritorno delle padrone di casa. De Santis. Crosta, bloccata da Sofia Ghilardi. De Santis con Crosta adesso al centro dell'attacco. Tomova. Fa tutto da solo Martina Crosta, però riesce ad ottenere un 9 metri. Palla rimessa in gioco da Manfredini. Il Ferrara è in inferiorità numerica, si reclama il passivo. Palla recuperato da Di Pietro, se ne va via Giada Babbo. Ed è rete, 3-0. Avvio fulminante delle biancoverdi, avvisate della pericolosità del Ferrara, che come detto anzi fa è riuscita a espugnare addirittura il campo delle campionesse in carica del Salerno. Crosta, Tomova, difficoltà, il controllo di palla delle ospiti. Tomova, Sofia Ghilardi riesce a recuperare la palla, che però rimane nelle file ospiti. Il tiro di Mari Tomova è bloccato da Monica Prünster, che rimette in gioco per Di Pietro. Fallo su Virginia Ucchino, secondo rigore per il Brixen, ancora Duran sulla palla. Anche questo rigore viene realizzato con determinazione da Rasai Duran. Tomova, Tanic, finta della Crosta, che riesce a passare la palla alla Tomova, l'azione però è fermata per un fallo. Fuori bersaglio il tiro di Mariana Tanic e riparte il Brixen con velocità. Il tiro della Di Pietro in elevazione viene parato da Dariana Vuklis, grande protagonista nella partita di Salerno. Tomova che punta la difesa, finta, però compie sfondamento. Questi sono normalmente i 2 minuti, gli arbitri comminano l'ammonizione per la Tomova, rea di avere ostacolato la rimessa in gioco della Duran. Nel frattempo però la difesa delle ospiti è riuscita a schierarsi. Riprende il Brixen,
dialogano Di Pietro, Duran e Ghilardi. Sofia Ghilardi, tiro della Ghilardi è deviato dalla portiera ospite, bellissimo lancio in contropiede e questa volta gli ospiti riescono ad andare a segno con il numero 17 Fabbricatore, con un delizioso pallonetto che sorprende la Prünster. 4-1 quando siamo al settimo del primo tempo. Già da Babbo, Duran, Babbo, troppo stretta la difesa ospite, finta della Di Pietro che cerca di passare la palla a Sofia Ghilardi, c'è però una deviazione in angolo della difesa ospite. Giada Babbo, Duran che si gira su se stessa e il tiro della Di Pietro è nuovamente deviato da Dariana Buklis, alla seconda sua parata in questa partita. Tanic e la Tomava. Tomova riesce ad andare a segno, ad accorciare sul 4-2. Buchino Di Pietro, Ghilardi, fallo su Duran che però riesce a passare la palla a Hilber, mano alzata per il passivo, il tiro della Duran di sinistro viene bloccato da Dariana Buklis, 9 metri, sempre alzata ancora la mano degli arbitri. Il tiro di Duran finisce sul palo, imbeccata magistralmente la Luciana Fabbricatore che non esita ad andare a segno e a riportare sotto la sua squadra 4-3 quando siamo al nono. Una costante in questi ultimi tre minuti alle parate di Dariana Buklis, sono seguiti dei velocissimi contropiedi del Ferrara. Non è da meno però Sofia Ghilardi che imbecca la porta con un tiro che sbatte sotto la traversa. Ed ora è un susseguirsi di reti, va a segno Martina Crosta con un tiro in doppio appoggio. Il tiro di Sara Hilber finisce sul palo e finisce le mani delle giocatrici avversarie, molto veloci. Palla tenuta sotto controllo da Martina Crosta. Monfredini rimette dai 9 metri. Tanic, Tomova. Bellissima parata di Monica Prünster. Si riparte con Sofia Ghilardi in doppio. Bellissima rete di Sofia Ghilardi, tornata nella sua migliore condizione fisica dopo la rottura dei legamenti dello scorso campionato. 6-4. Tanic, Tomova, dialogano molto bene le ospiti e c'è il secondo pallonetto di Luciana Fabbricatore. Chi
Girardi, Babbo. Sistema chiamato dalla Di Pietro, Girardi, Hilbert. Savizio sulla mala Ucchino, che viene bloccata fallosamente. Si reclama il rigore, gli arbitri però avvisano 9 metri. Ancora servita Ucchino, e questa volta c'è il cartellino giallo per il numero 17 Fabbricatore. Non 7 metri come ritenuto dalle padrone di casa, ma 9 metri, eseguito dalla stessa Ucchino. Duran, e questa volta Arasai Duran infila la portiera ospite. Palla persa dal Ferrara in attacco, ma gli arbitri riconsegnano la palla agli ospiti per un fallo sul numero 8 Malfredini. Tanic. Entra nella difesa prissinese Mariana Tatic, fermata da Di Pietro e Duran, 9 metri. Converge al centro Soglietti. Bel servizio per il numero 8 Angelica Manfredini, che riesce a segnare. Giada Babbo, Ghirardi, Ucchino, Arasai Duran con tutta la sua esperienza in doppio appoggio infila la porta sul lato destro basso di Dariana Vuklis. Manfredini, Comova, Comova che seppur contrastata riesce a infilare la porta di Prinster sul fronte opposto. Sofia Ghirardi, pur in ottima posizione, tutta sola ai 6 metri, non riesce a centrare la porta, palla abbondantemente sopra la traversa. Con la ripresa del Ferrara che imposta la sua azione con Tanic, con la solida Tanic, Crosta e Tomova. Mano alzata degli arbitri, Tomova. Tomova che riesce a segnare ancora, questa volta Monica Prinst riesce a toccare la palla ma non a fermarla. Primo avvicendamento nella formazione prissinese con Stephanie Durnwalder, che entra al posto di Giorgia Di Pietro. Stephanie Durnwalder, ormai giocatrice esperta, da tanti anni direttrice orchestra dell'attacco prissinese. Duran, Ghirardi, palla per Durnwalder, poi gli arbitri interrompono l'azione. Giada Babbo, mano alzata, facile parata di Dariana Vuklis. Le due portiere delle squadre sono senz'altro i rispettivi punti di forza, ed infatti il Ferrara, da quando ha in porta Dariana Vuklis, si è fatta protagonista di bellissime prestazioni.
palla deviata sul tiro della Tomova, che in questo inizio di partita si sta rilevando una vera spina nel fianco della difesa bianco-verde. Bellissima incursione di Mariana Tanic, anche se in odore di passi. Ed è ancora il numero 77 Soglietti Katia che porta il Ferrara in vantaggio di due reti, 10-8, a confermo di quello che stavo dicendo in apertura. Una squadra molto ben affiatata, con giocatrici di ottimo livello sia in fase di impostazione gioco che di realizzazione. Il Brixen dovrà ora giusta questa conclusione fuori bersaglio di Babbo, ma c'è stata un'evidente difesa in area degli ospiti. Terzo rigore affidato alla giocatrice cubana del Brixen, Arasai Duran, che non ha difficoltà a realizzare il suo terzo rigore, 9-10. Tanic, Tomova, Rosta, Rosta bloccata dalla Uchino. Tomova riesce a liberarsi e ad andare a segno tutta sola dalla linea dei 6 metri. Difesa brissinese poco attento in questo infrangente. Stefani Durnwalder che viene bloccata al tiro proprio dalla Tomova, che si becca 2 minuti. E c'è un ulteriore rigore per il Brixen, che negli ultimi minuti ha potuto usufruire di ben 4 rigori. E Arasai Duran ringrazia e va a segno per la sesta volta in questi primi 19 minuti. Il Ferrara adesso si avvale dell'extra player. Crosta, De Santis adesso al centro. C'è fallo della difesa brissinese su Martina De Santis, 9 metri. De Santis. E Ferrara riesce a dare a segno anche in inferiorità numerica, grazie a Angelica Manfredini. 10-12, quando scocca esattamente il 20° del primo tempo. Nella porta brissinese c'è l'avvicendamento tra Prinsta e Pental. Sofia Ghilardi che fa partire un bolide in doppio appoggio per andare a segno per la terza volta. Tanic, De Santis, applicatore. Tanic, palla che si stampa sulla traversa e riparte il Brixen.
con Sara Hilbert, il passaggio di Ghilardi è troppo avventato, nulla da fare, riesce a riconquistare la palla. È un momento abbastanza delicato per il Brixen, che pur conducendo il gioco non riesce ad andare a segno. Come al solito il Ferrara ne approfitta, soprattutto grazie alle sue giocatrici veloci. Palla recuperata da Brixen, c'è però il fallo, tiro eseguito da Marocchi sul pivot. Scusate, c'è la rete di De Santis. Stefanie Dornwalder che entra, Stefanie Dornwalder segna una bellissima rete pur contrastata dal numero 13 De Santis, che si becca il 2 minuti 12-13. Dunque il risultato, riparte il Ferrara. Manovra il Ferrara con Crosta, fallo di Uchino sulla Soglietti. Martina Crosta punta la difesa e va a segno. Incredibile errore di Sofia Ghilardi, al quale che stampa la palla sul palo. Il rimpallo finisce fortunatamente per le brissinesi nelle mani di Stefanie Dornwalder, che va a rete. Rete ancora di Katia Soglietti. E Giada Babbo, la rete con un tiro diretto dal centro del campo, prima che Diana Vuclis riesca a rientrare nella porta. Reimposta Martina Crosta, che serve Soglietti, Soglietti che va ancora a rete, nulla da fare per Melanie Perntaler. Brixen è troppo faloso in attacco, Stefanie Dornwalder dal tiro dell'ala in bocca il palo destro, l'arbitro decreta un rigore per le padroni di casa sotto le proteste degli ospiti. Sinceramente sto rigore forse non ci stava, però tant'è. E Arasai Duran riesce a mantenere la sua squadra a contatto con le ospiti, 15-16, quando scocca il 25esimo del primo tempo. Partita che vede un sostanziale equilibrio, con ultimamente il Ferrara che conduce il parziale, dopo che ciò aveva fatto il Brixen in inizio gara. Tomova, Tanic,
Bellissimo appoggio su Martina Crosta che va a segno. Ubine Singh chiama il primo time out per reimpostare il gioco della sua squadra. Sul risultato di 15 a 17 a favore delle ospiti, il Brixen accenna a reagire negli ultimi 4 minuti di questo primo tempo con Durnwalder. Affalder adesso sulla posizione di terzino destro, Durnwalder, Duran, Affalter, Babbo. Un po' confusionale l'azione del Brixen. E Stephanie Durnwalder va al tiro, bloccato però da Dariana Vulkis, che si sta rilevando in questo primo tempo vero punto di forza della sua squadra. Opportunità adesso per le ospiti di allungare sul per il 15 a 18. Tonova, pallo sulla Mariana Tanic, Tanic, Tonova, Crosta, Tonova, questa volta la palla finisce in angolo. Rimessa delle ospiti con la fabbricatore, mano alzata nel segno del passivo. Tonova, Tonova che va a segno ancora una volta senza che Perntaler. C'è un 2 minuti per Martina Crosta. Non rigore come presumevano le biancoverdi, ma 9 metri, scusate. Si riprende con la Durnwalder, Affalterer. Duran, Babbo Duran, servizio per la Hilbert che però non trova il varco per andare a segno. Duran, il tiro della Duran parato dalla Vuklis. In difficoltà le padroni di casa in questo finale di primo tempo quando mancano 1 minuto e mezzo dalla fine, con 3 reti di vantaggio del Ferrara, che si sta rilevando il preventivato osso duro. Tonova, fabbricatore, extra player del Ferrara, pallo di Nadia Falterer sulla Tonova,
ultimo minuto di questo primo tempo, mano nel passivo alzata, Tanic che viene bloccata dalla difesa bristinese, 9 metri. Gli ospiti chiaramente non hanno fretta. Tomova, finta della Tomova, bloccata dalla Sara Hilbert. Passivo. Questa volta la palla viene parata da Melanie Ferntar. Rimane ancora mezzo minuto per andare a segno. Giada Babbo che con un pallonetto cerca di superare la portiera, che però bravamente riesce a comprendere le intenzioni della nazionale Babbo e a bloccare la palla. Mancano pochi secondi alla fine, altra occasione sciupata dalle biancoverdi che ora si vedono concretamente esposte a un... Da cosa sono spronati i contadini? La sirena del primo tempo. Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. Ancora 15 secondi alla fine del primo tempo, con il Ferrara in possesso di palla, in sottonumero il Ferrara. Tomova, e la palla della Tomova finisce a lato. Termina così il risultato di 18-15 per le ospiti, che hanno preso le misure alla squadra di casa che all'inizio aveva condotto il suo parziale, per poi andare avanti e a terminare questo primo tempo meritatamente, direi, con un vantaggio di 3 reti. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brini draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brini, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. Cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Eccoci ritrovati per questo secondo tempo dell'incontro Brixen Ferrara con le ospiti che conducono 18-15 e che si trovano in possesso di palla. Certamente il Brixen, se vuole uscire vittorioso da questo incontro, dovrà imporre un alto ritmo alla gara, e se non per questo c'è una invasione d'aria. Prima azione di Ferrara andata a vuoto. Primo tempo che ha visto il Brixen soccombere soprattutto in difesa, con le portieri non in giornata felicissima sinora. D'altronde pochi errori del Ferrara, che ha saputo approfittare della propizia occasione presentatasi. Affalterer, Durnwalder, Duran, il passaggio di Duran è intercettato dalla Soglietti. Durnwalder, e va il tiro. Stefani Durnwalder con un tiro dai 9 metri, sui quali la Dariana Buklis dimostra non preparata. Tanic, Tomova, crosta, finta della crosta che passa da Tomova. Bloccata la Tanic dalla Abfalterer. Tomova che fa partire un bolide in doppio appoggio, che vede impreparata Monica Punster. Palla per Giada Babbo, il tiro della Babbo viene parato dalla portiera ospite. I brissinesi reclamano un fallo. La Babbo si rifà subito e offre un delizioso passaggio per Sara Hilberg, che non può fare a meno di andare a rete tutta sola davanti alla portiera. 17-19, questo secondo tempo inizia con fuochi d'artificio da entrambe le squadre. Tomova, il tiro di Tatia Soglietti finisce in rete, però c'è prima il fischio dell'arbitro che concede 9 metri per l'incompressione della Soglietti. Fallo di Ghilardi su Manfredini. Tomova, questa volta la Prinster ci mette una manata e impedisce così a Crosta di andare a segno. Giada Babbo, Duran, Ghilardi, molto aggressiva e veloce adesso la difesa ospite. Rientra Virginia Uchino, Durnwalder, che attualmente l'allenatore preferito alla Di Pietro. Duran, ora sai Duran, bloccata da Manfredini. Uchino, mano degli arbitri alzata, si deve dunque andare al tiro. Giada Babbo, bellissimo passaggio per Sara Hilberg, che si vede parato il tiro da Dariana Buklis. Troppe le occasioni ferite dalle pedalone di casa, in evidente difficoltà sia in fase realizzativa sia in difesa contro una squadra ospite veramente molto ben impostata, che trova in Tanic, Crosta e Tomova le sue principali protagoniste. Palla recuperata dal Brixen, però c'è il fallo. Manfredini, Tomova,
Tanic. Passaggio della Tanic che non va a destinazione, però c'è il fallo. Rimette ancora Manfredini per la Tanic. Piede, fallo di piede della crosta. E il Bressanone può andare via con Sofia Ghilardi tutta sola. Ghilardi non sbaglia. Porta il Brixen sotto di una rete, 18-19, quando sono giocati 5 minuti e mezzo della ripresa. Crosta Tanic, Tomova, brava ancora la Prince, va via Stephanie Dornwald, contrastata dalla palla a Babbo e Sara Hilbert dall'ala, questa volta in sacca per la seconda volta e il punteggio torna in parità. Brixen dunque, che in questo inizio di ripresa è riuscita a rimontare il passivo, va via già da Babbo, c'è il fallo dell'Automova, 9 metri per l'incomprensione di Giada Babbo, non rigore ma 9 metri, palla che rimane dunque in possesso delle biancoverdi di Hubinessing, che adesso dovranno impostare con più giudizio le loro azioni offensive senza farsi prendere dalla foga di una conclusione troppo veloce. Ghilardi, Dornwalder, bravissima Steffi Dornwalder. Steffi Dornwalder che riesce a approfittare di una decisione della difesa ospite. Ecco l'entrata di Martina Crosta, viene bloccata dalla Dornwalder. Tomova, Crosta, Kasinc, fa tutto da sola la Tomova. Però la Prünster intercetta la palla, va via il Brixen, Sofia Ghilardi che però contrastata non riesce a centrare lo specchio della porta. Il Brixen approfitta di una incertezza delle ospiti. Giada Babbo lascia andare la palla in fallo laterale nella convinzione che Angelica Manfredini bloccata al tiro, questa volta c'è un rigore per le ospiti. Katia Soglietti sulla palla, Prünster tocca la palla ma non riesce a fermarla e così il punteggio torna in perfetto equilibrio, 20 pari quando sono giocati 9 minuti del secondo tempo. Un secondo tempo iniziato veramente alla grande dal Brixen, che è riuscito a raggiungere gli ospiti. Però adesso rimangono 20 minuti da giocare, c'è da giurare che sarà una bella partita. Duran, Dornwalder, bellissima incursione di Virginia Uchino che riesce a procurarsi un rigore, il sesto complessivamente, e allora il Ferrara manda in porta Gabriella Vitale nella speranza che essa possa parare il tiro di Arasai Duran. Nulla da fare, la cubana in sacca anche
il sesto rigore, sono 8 le sue marcature complessivamente. Tanic, Tomova, Suglietti, Tomova, molto pericolosa, però fermata ancora in tempo da Sofia Ghilardi, molto incisiva e pericolosa. Mari Tomova. Eccola ancora al tiro, questa volta gli arbitri decretano un rigore a favore degli ospiti. Ed è ancora la Soglietti che però si vede parare il tiro da Monica Prünster, che adesso sembra veramente salire in cattedra. Ed è chiaro che se Monica Prünster fa vedere le parate come al solito, allora per il Ferrara il tutto si fa molto più difficile. Sentite il tifo delle Arasai Duran, contrastata la cubana, riesce però a insaccare e sono due adesso le reti di vantaggio delle ragazze di Dessing. Tomova, questa volta il tiro della Tomova finisce fuori bersaglio. Giada Babbo, che passaggio un pochettino troppo lungo che la Babbo riesce sì ad afferrare, però non a concludere. Brixen con una difesa adesso molto più attenta riesce a impostare anche le sue azioni di seconda fase. Sfondamento, bravissima Duran che imbocca la Babbo, e questa poi la Sara Hilbert che mette dentro 23-20. Time out chiesto dagli ospiti, che in pochi minuti hanno visto non solo raggiungersi ma anche superarsi per 6 reti complessive del Brixen, che pare abbia ritrovato la sua solita verve e sicurezza. Riprendono gli ospiti dopo aver subito il 23-20 al 12° minuto del secondo tempo. Partita che ha rimesso nuovamente in gara le padrone di casa, che alla fine del primo tempo sono state in grosse difficoltà. Tomova. Costa. Tomova. Difficoltà nel controllo della palla. Rimedia Tanic. La mano degli arbitri è alzata. Tanic, Tomova, il tiro sotto mano della Tomova finisce però a lato e riparte il Brixen con Arasai Duran, grande motatrice dell'incontro. Giada Babbo, ora l'atmosfera qua nel Palasport di Bressanone si è fatta incandescente, sentite i canti del pubblico
che nel primo tempo era letteralmente ammutolito. Sara Hilbert, brava Sara Hilbert, che segna la sua quarta rete e pare aver trovato quella sicurezza per la quale è nota. Crosta, e ancora parata di Crosta su Sara Hilbert, parte la Giada Babbo che però si vede parato il suo tiro dalla bravissima Dariana Vuklis. Giada Babbo era stata contrastata Tomova, gli arbitri invece hanno ritenuto che tutto fosse regolare. Tanic che punta la difesa e serve da fabbricatore. Gli arbitri ravvisano lo sfondamento d'aria. La Poinster rimette in moto la Sofia Ghilardi. Babbo! E la Babbo, Giada Babbo, segna la sua terza rete nell'angolino basso alla sinistra di Dariana Vuklis. Ora sono 5 le reti di vantaggio delle biancoverdi che hanno preso decisamente in mano la partita, con le ospiti che al momento non sembrano in grado di reagire alle folate delle padrone di casa. Soprattutto bisogna dire che il Bressanone ha chiuso ermeticamente le proprie file difensive e che ciò mette in evidente difficoltà l'attacco ferrarese. Tomova, Costa, fabbricatore, fermata da Sara Hilbert, 9 metri. Tanic, Tomova, Crosta, bel servizio sul pivot su Marocchi. 25-21, partita su alti livelli agonistici. Il Brixen schiera nuovamente in attacco Giorgia Di Pietro al posto di Steffi Lundwalder. Di Pietro, Duran, malinteso, contropiede Ferrara con Luciana Fabbricatore. Sul tiro di Sofia Ghilardi c'è il fallo della Maritomova. Rigore per il Brixen, tempo fermato dagli arbitri e ci sono due minuti per Katia Soletti per proteste. E Arasai Duran ancora a segno su rigore, è il settimo per la precisione. Sono 10 le reti complessive della cubana, vera trascinatrice della sua squadra quest'oggi, ben affiancata da Sara Hilbert, anch'essa con 4 segnature. Crosta, Tanic, bell'inserimento di Martina Crosta. Sara Hilbert, questa volta il tiro di Sara Hilbert basso viene parato dalla portiera Dariana Vuklis con il piede destro. E parte il Ferrara che si è nel frattempo nuovamente ripreso ed ha accorciato il parziale a meno 3. Sono 18 minuti giocati in questa ripresa.
una sfida tutta aperta ancora. Tanic, Tanic sfonda la difesa brissinese, Sara Hilbert, giustamente questa volta gli arbitri fischiano un fallo alla Hilbert, fallo di sfondamento propiziato proprio da una intelligente difesa di Martina Crosta. Tomova, Crosta, fermata da Affalterer. Palla recuperata dalla Durant o gli arbitri richiedono la ripetizione. Questa volta la difesa brissinese è attenta, contropiede però finisce nel nulla. Giara Babbo, Ubi Nissing ravvisa un certo rilassamento della sua squadra e prudenzialmente chiama le sue ragazze. Da cosa sono spronati i contadini? Con il dall'amore primo time per out la natura di questo e per gli animali. Tempo. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. Prende sotto l'incitamento del pubblico. Con Virginia Ucchino che rimette per Sofia Ghilardi. Di Pietro, Ghilardi. Duran. Alla sai Duran. Servita perfettamente dalla Ghilardi. Il tiro. Della Maria Monarocchi finisce sulla traversa. Rigore clamorosamente parato da Monica Poemster su Mari Tomova in una fase della partita molto delicata al ventesimo, quando appunto il Ferrara tenta l'ultimo assalto alla porta brissinese. Brava però la difesa bianco-verde, anche fortunata in questo frangente, in quanto il sottomano finisce sul palo alla destra di Monica Prunster. È il momento di allungare definitivamente il vantaggio e porre al sicuro il risultato di questa incandescente partita. Ghilardi, bellissima rete di Sofia Ghilardi che imbecca l'incrocio dei pali. Replica però subito il Ferrara con Fabbricatore che approfitta di una disattenzione della difesa brissinese. Contro e controcolpo, le due squadre non si risparmiano per nulla, decise entrambe a far loro la posta in palio. Il Brixen per incrementare il vantaggio sulle dirette
inseguitrici alla vetta della classifica, il Ferrara, per sperare in una ripresa vanificata però dalla Ghilardi, che va a segno nel mentre il Ferrara spreca un'ulteriore azione d'attacco e consente al Bressanone di ripartire ancora una volta. 5, sono tornate 5 le reti di vantaggio. Giorgia Di Pietro, Duran, Ghilardi, che serve l'Auchino, però la palla viene intercettata dalla difesa ospite, si riparte con la Tomova, Costa, ed è ancora Monica Prinster a dire di no al tiro della Soglietti e a consentire alla sua squadra di ripartire in contropiede. Giada Babbo, il tiro di Giada Babbo è parato però da Jana Uklis, una Giada Babbo sempre forte bisogna dire, però che quest'oggi sbaglia più del solito in fase conclusiva. Questa volta il Ferrara a chiedere il minuto di time out. Si riparte quando mancano 7 minuti scarsi alla fine della partita. Il Ferrara adesso gioca con l'extra player. Bellissima parata ancora di Monica Prinster, che sta facendo la differenza. Ha un primo tempo molto scialbo, la portiera della nazionale sta facendo vedere tutta la sua classe. Duran, Di Pietro, Ghilardi, disattenzione di Duran, però nulla da fare per il Ferrara, che viene una strepitosa Monica Prinster che intercetta il tiro di Martina Crosta tutta sola in contropiede. Potrebbe essere la fase decisiva di questa partita. Giada Babbo adesso ha fatto posto a Sara Schatzer, Sofia Ghilardi. Adesso c'è anche un po' di fortuna per le brissinesi, il tiro sotto mano di Giorgia Di Pietro va a segno, replica il Ferrara con Martina De Santis. Marcatura uomo adesso su Sofia Ghilardi da parte di Martina Crosta. Senz'altro Sofia Ghilardi è stata colei che con i suoi tiri dai 9 metri ha messo in grossa difficoltà la difesa ospite. Duran, anche lei adesso marcata a uomo. Giorgia Di Pietro fa partire un bolide che però
trova la portiera avversaria pronta. 5 reti a 4 minuti e mezzo dalla fine dovrebbero in teoria bastare alle biancoverdi di Nessing a portare in porto questo risultato positivo, però si sa, nella paramano tutto può succedere in pochissimo tempo. Tomova fallo di Ghirardi sul numero 24 Marocchi, palla che rimane al Ferraro. Tomova molto pericolosa con un tiro a sorpresa che sorprende Monica Prinster. Adesso al posto della Di Pietro in cabina di regia torna Stephanie Dornwalder. Asai Duran è bloccata nell'incursione in aria e dell'ennesimo rigore che viene concesso a favore delle brissinesi al tiro, come potrebbe essere diversamente, ancora Arasai Duran. E non c'è incertezza della Duran nell'esecuzione dei rigori, 31-26. Ancora il Ferrara in azione con il suo trio, che però questa volta manda la palla in fallo laterale, disattenzione che potrebbe significare la parola fine per il Ferrara in questa partita giocata proprio anche dalle ospiti ad altissimo livello. Sara Schatzer che però consegna la palla nelle mani due minuti per Stephanie Dornwalder, due minuti inutili che in altre partite molto più strette nel risultato si dovrebbero assolutamente evitare. In inferiorità numerica adesso il Brixen. Tomova, bellissima azione della Tomova. Che lascia di sasso la sua detta avversaria. Adesso il Ferrara fa un marcamento a uomo, il che però libera la Duran che va ancora a segno. Palla recuperata da Sofia Ghilardi. Manca un minuto e mezzo alla fine con il Brixen che recupera la palla. In inferiorità numerica Nessing si avvale dell'extra player. Sara Hilber fermata fallosamente nella sua incursione d'aria. C'è troppa pece sulla palla, gli arbitri fermano un attimino l'incontro. Quando scocca l'ultimo minuto con il pubblico tutto in piedi, ovviamente soddisfatto dall'esito di questa sfida che si temeva molto difficile, che difficile è stata. Duran pone un ulteriore sigillo a questa sua prestazione e sull'altro fronte c'è Mariana Tanic che segna una rete di pregevole fattura. 33-28, Sara Schatzer, Hilber, Di Pietro Hilber. Si tratta di tenere la palla adesso, di cercare l'azione giusta. E Sofia Ghilardi, ancora lei con la quarta rete in questa ripresa, ad andare a rete.
Rigore concesso agli ospiti a 5 secondi dalla fine, anche se è da dire che qua il tutto era in odore di sfondamento. Rigore per gli ospiti al tiro Soglietti Katia, che va a segno e fissa il punteggio finale sul 34-28 per il Brixen, 29, scusate. Il Brixen Südtirol riesce dunque a vincere una partita dopo essere stata in balia alla fine del primo tempo delle ospiti, che si sono dimostrate una vera squadra forte in questo girone di ritorno. Una squadra che attualmente avrebbe tutte le credenziali per finire tra le prime quattro se non fosse stato il bilancio oltremodo negativo del primo tempo, del girone di andata. Guarda, se non è tutto per il momento, ringraziamo e auguriamo buona serata.